Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Siamo qui con Naomi Oreskes, l'autrice del libro che stiamo andando a presentare. La mia sarà un'intervista su appunto perché fidarsi della scienza. Naomi Oreskes, è scienziata della Terra, ma insegna storia della scienza all'Università di Harvard, è autrice anche di altri libri che probabilmente avrete incontrato, soprattutto se fate scienza, parlate di scienza, siete scienziati o avete qualche difficoltà con la scienza. E stasera, per esempio, vi state chiedendo perché fidarsi di lei. Naomi Oreskes, grazie per essere qui con noi. Io comincerei proprio dal titolo. Gli scienziati, almeno in questi mesi di pandemia, sembrano ritenere che noi non scienziati dobbiamo fidarci della scienza e basta, senza farci troppe domande. Per cui questa domanda, questa del titolo, ogni tanto può sembrare quasi impertinente. Per certa comunità scientifica potrebbe essere quasi una domanda impertinente. Ma lei appunto è una scienziata. Perché allora lei se lo chiede? Well, thank you, and it's a pleasure to be here with you tonight. So I wrote this book before the pandemic erupted, well before the pandemic, but the pandemic has really given us an opportunity both to understand why this question is so important and also to try to answer it. And I think what you said hits at the key issue. It's not reasonable to expect people to have blind trust in anything, not science, not politics, not technology. It is reasonable for people to have an informed understanding of how science works and to understand that if you do have that informed understanding, then it does, in most cases, lead you to have a kind of informed trust. And so the book is really a brief, not for blind trust, but actually the opposite, for well-informed, warranted trust. La sua risposta personale allora qual è? Cioè, perché lei si fida della scienza? Solo un attimo, facciamo la traduzione per il pubblico. Allora, innanzitutto, grazie a voi per avermi invitato, mi fa un grande piacere essere qui con voi oggi. Allora, in realtà io questo libro l'ho scritto prima della pandemia, ma sicuramente la pandemia ha accentuato ancora di più la rilevanza di questa domanda e anzi ci porta al cuore della questione, perché effettivamente è anche ragionevole che la gente non abbia fatto una fiducia cieca, una fede cieca nella scienza, assolutamente, però quello che si può aspettare, ci si può aspettare, è che la gente comprenda in maniera informata che cos'è la scienza e quando questo accade poi si può avere fiducia appunto a quel punto sì nella scienza ma non una fiducia cieca, una fiducia appunto basata sul fatto che sono ottenute delle informazioni per cui sembra che ci si possa fidare. E allora volevo sapere qual è la risposta che lei stessa si dà, cioè perché lei si fida della scienza, insomma. So the answer which I develop at length in the book is first of all that it's not because of the scientific method. So many people have been taught in school that there is a scientific method, and they've been taught to believe that the reason why science works is because scientists trust the scientific method. That's not true. History shows this is not true, and philosophy shows that it's not even really possible logically. So the first thing we have to do is dispel this very prevalent misconception about the scientific method. And it's important that we dispel it. Because sometimes people will see scientists doing something that looks different from what they think the scientific method is and say, oh, aha, look, that's not scientific. So the first thing is to dispel the myth. Would you like me to stop so you could translate that? And then I can give you the, yeah, okay, good. Allora, innanzitutto devo dire che proprio di questo parlo nell'arco del mio libro, elaboro proprio, cerco di elaborare appunto una risposta proprio su questo punto, nel senso che quello che posso dire è che non bisogna avere fiducia nella scienza affidandosi interamente all'idea che c'è un metodo scientifico e quindi per questo noi dobbiamo affidarci a tutto quello che la scienza ci dice, a quello che ci dicono gli scienziati, e gli scienziati non è che fanno scienza e dobbiamo fidarci degli scienziati grazie a questo metodo scientifico che è uno e uno solo e che viene insegnato a scuola, non è assolutamente così. Secondo me, addirittura, bisognerebbe proprio partire da questo punto, cioè dallo smontare, diciamo così, l'idea di questo metodo scientifico unico che sarebbe in teoria l'unico motivo per cui noi dobbiamo fidarci della scienza. Non è affatto così. Questo è un mito che va sfatato, perché altrimenti ogni volta che si vede qualcosa che è leggermente diverso, devia leggermente da quello che è il metodo scientifico, la gente a quel punto dice: Ah, allora vedi che non mi posso fidare della scienza. So then
And thank you for that. Aha. That translates very well. So then the question becomes, so if it's not the scientific method, then what is it? And so in the book, I argue, and this is drawing on a lot of work that has been done by historians and philosophers of science over the last 30 years or so, that what makes scientific knowledge reliable is the processes that are used to vet claims, to scrutinize claims. So many of us have an image of science that is very aha. A genius, a smart person has a eureka moment and an aha insight. And we've been taught to think that that's the work of science. But actually, that's just where it begins. The idea is important, but that's just the starting place. Then scientists have to collect evidence, and they have to present that evidence to each other and have that evidence reviewed and scrutinized and questioned. And it's only after a very, very vigorous, a very rigorous process of scrutiny that we can say that a scientific claim is established. And it's that critical scrutiny that I think is really the key to why scientific claims in many cases, not all, but in many cases, are likely to be reliable and likely to be more reliable than the claims of business executives or politicians or other possible sources of information. Right. E sempre per continuare da questo aha, effettivamente la scienza si tende a immaginare che sia costituita, parta tutto e si risolva tutto in questo momento in cui qualcuno ha un'idea geniale, dice appunto aha, eureka, ho capito, e quindi appunto tutto si, come dire, nasca e finisca con questo processo. Non è affatto così, nel senso che l'idea che arriva a qualcuno a un certo punto è soltanto l'inizio, poi bisogna sviluppare l'idea, raccogliere le evidenze scientifiche per l'appunto, sottoporle agli altri, ad altri scienziati che devono poi verificarle e porsi appunto una serie di domande al riguardo, ed è solo alla fine di questo processo molto lungo e molto scrupoloso che si può arrivare a delle conclusioni che indicano che sì, come dire, le evidenze scientifiche sostengono la nostra convinzione che quella idea scientifica sia affidabile, quindi meriti la nostra fiducia. E questo appunto, quando alla fine di un processo si arriva a questo tipo di conclusione, diciamo che io tendo a pensare che sia molto più affidabile questo tipo di risultato che non quello che ci viene detto da politici o uomini che si occupano d'affari, ad esempio, e che ci presentano certi dati come se fossero appunto verità scientifiche. Sì, lei spiega anche molto bene come il metodo, tra virgolette, abbia posto numerosi problemi alla filosofia del Novecento. Però a proposito del rapporto tra scienza e filosofia, noi sappiamo benissimo che Einstein, per esempio, è stato menzionato mille volte. Einstein credeva molto nella necessità che gli scienziati avessero un rapporto con la filosofia, che gli scienziati studiassero la filosofia. E allora, leggendo il suo libro, mi sono chiesta se non sia importante che questa domanda, perché dobbiamo fidarci della scienza, se la pongano gli scienziati prima del pubblico. Perché il pubblico dovrebbe fidarsi di noi scienziati, piuttosto che il pubblico chiedersi perché noi pubblico dovremmo fidarci di loro scienziati, no? O sbaglio? I'm sorry, I'm not quite sure. Should scientists be wondering about it as well? So the reciprocal relationship. Yeah, absolutely. And, you know, one of the things that's been frustrating for me in my own life is how many scientists think that history and philosophy and sociology are irrelevant to what they do. And I think, sadly, we have seen the tragic consequences of that attitude in this past year. And I do think that in many ways, COVID-19 has been a long overdue wake-up call for scientists. If people don't understand science, they can become alienated from it. And then where there are these critical moments when we need people to trust scientific and medical information, they don't. And here in the United States, we have just passed 500,000 deaths from COVID-19. Now, I'm not saying that every one of those lives could have been saved if people had paid better attention to scientific information, but all we have to do is compare the United States with other countries where they did pay attention to the scientific information. And those countries are very diverse. They include Iceland, Vietnam, South Korea, Germany, and all of those countries, even though they're very different in other ways, they all have death rates much lower than the United States. So we have seen probably, I think it's fair to say that probably hundreds of thousands of people in this country have died unnecessarily. And a major part of it, it's not the only thing, but the major part of it was the
regard of scientific information, which if it had been heeded right at the start, could have given us a very, very different outcome. Effettivamente sì, questo è un punto, un altro punto assolutamente fondamentale ed è una delle più grandi fonti di frustrazione per me, soprattutto lo è stata nell'ultimo anno, perché si tende un po' appunto a vedere, a come dire, a liquidare la storia, la filosofia, gli studi sociali come irrilevanti alla scienza, ma così assolutamente non è. Abbiamo visto ad esempio quanto siano importanti questi ambiti proprio nell'ultimo anno, ahimè, perché durante la pandemia, questo Covid è stato un po' come un campanello d'allarme che ci ha risvegliato tutti da un grande torpore. Perché? Perché ci ha dimostrato che se la gente non capisce la scienza, non si fida della scienza, e se non si fida della scienza non fa quello che la scienza potrebbe aiutare a ottenere, e quindi nel caso del Covid magari, non dico che tutte le morti che abbiamo registrato negli Stati Uniti, e siamo a più di 500.000 morti negli Stati Uniti, non dico che il 100% di queste persone si sarebbero salvate, ma sicuramente la performance americana non sarebbe stata così tragica con tutte queste perdite di vite come è accaduto, perché guardiamo quello che è successo in altri paesi come ad esempio in Islanda, in Vietnam, in Corea del Sud, anche in Germania, paesi assolutamente diversissimi uno dall'altro, però lì hanno tutti dimostrato una maggiore fiducia nella scienza e quindi il numero di morti è stato meno enorme, diciamo, rispetto agli Stati Uniti. E quindi di nuovo devo dire che non tutti, ma sicuramente tante centinaia di migliaia di persone forse avrebbero potuto evitare di morire se non ci fosse negli Stati Uniti questa sorta di grandissima sfiducia e quindi nei confronti della scienza, e quindi la gente se ne fosse disinteressata. Avremmo dovuto sottolineare questo punto però fin dall'inizio, e allora forse negli Stati Uniti le cose sarebbero andate diversamente. Restando in termini allora così concreti, mi viene da chiederle se secondo lei sia veramente grave che ci siano persone che si rifiutano di seguire la scienza nel nostro mondo, cioè ci impediranno di raggiungere la famosa copertura di gregge, secondo lei, i Novax? È un problema concreto, attuale, di cui vedremo le conseguenze nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Well, it's already a problem in the sense that we have major challenges facing us in the world. The one I have worked on for the last almost 20 years now is the problem of man-made climate change. And man-made climate change is already making extreme weather events worse, floods, hurricanes, cyclones. We're looking at this exceptional weather we've had here in the United States these last few years, which scientists say is clearly linked to changes in the global climate system. So clearly, the unwillingness to accept scientific findings is very, very consequential for people around the globe. Climate change, we call it global climate change because it affects everyone, rich and poor, highly industrialized countries, as well as ones that are more agricultural. So this is an issue for all people. But what is important to emphasize here, though, is that I don't want to leave the impression that I'm talking about highly uneducated people, or, worse, stupid people, because actually that is not what the problem here is. If we look at evidence from the United States, the vast majority of Americans do actually still trust science. Public opinion polls show that 70 to 80% of Americans are broadly have confidence in science, broadly believe that scientists are well-intentioned, and broadly believe that science and science-based technologies make our lives better. The problem is a subsector that includes powerful leaders, people who should know better, people who have no excuse. I mean, if I meet somebody who didn't graduate from high school and doesn't understand the difference between the troposphere and the stratosphere, I don't mind explaining it to that person. It's not their fault if they didn't get higher education. But if I meet a politician who's gone to university, or I'll name a name here, someone like Ted Cruz who went to Harvard, and that person spreads disinformation and distrust about science, that's not only shameful, that is deeply, deeply consequential, because then they influence other people to disbelieve science. And it ends up, in many cases, at least we're now seeing, a matter of life and death. So this is not just a small thing. We're no longer in the land of the inconvenient truth. We're now in the land of the deadly lie. All right.
Beh, effettivamente questo è un problema con cui già oggi, ahimè, facciamo i conti ed è un problema che già oggi ci pone una serie di difficoltà a livello mondiale, mi verrebbe da dire. Ad esempio, prendiamo un ambito di cui io mi sono occupata in particolare negli ultimi 20 anni, e cioè i cambiamenti climatici generati appunto dall'uomo. Le conseguenze dei cambiamenti climatici hanno portato ad esempio a delle manifestazioni atmosferiche estremamente violente e inusuali anche solo negli Stati Uniti. Vediamo quello che è successo appunto negli ultimi anni negli Stati Uniti. Quindi non è tanto questione solo di dire che accettare o meno quello che ci dice la scienza ha un risvolto pratico. È vero, sicuramente è vero, talvolta si parla di cambiamenti climatici come appunto un fenomeno globale, quindi un fenomeno che interessa tutti, in tutto il mondo, paesi diversi, condizioni diverse, e questo va bene. Sicuramente è vero, i cambiamenti climatici interessano tutti, però attenzione, perché ti verrebbe da pensare, sì, ma chi è che non crede a queste cose? Sono le persone che magari hanno un'istruzione molto limitata, oppure persone che, diciamo, sono stupide, non lo so. No, non è così. Cioè, le persone che non credono appunto ai dati scientifici in questo caso non necessariamente rientrano in queste categorie, e questo rappresenta un bel problema. Lo abbiamo visto anche negli Stati Uniti, dove comunque la maggior parte degli Stati Uniti si dichiara di avere fiducia nella scienza. Il 70-80% degli americani effettivamente dichiara di fidarsi di quello che dicono gli scienziati, e dichiara anche di ritenere che la scienza e quindi gli sviluppi scientifici e tecnologici rendano migliore la qualità della vita per tutti. Ma il problema è un altro, il problema sono questi sottogruppi di leader che hanno un grande potere, e per questi non c'è nessuna giustificazione. Il loro comportamento è veramente ingiustificabile, perché se uno che ha, non so, la terza media o la quinta elementare mi viene a dire che non sa la differenza tra la troposfera e la stratosfera, non è assolutamente un problema, me lo aspetto e glielo spiego, perché ci mancherebbe altro. Ma se parliamo di un politico che magari ha studiato in un'università prestigiosa, e facciamo anche i nomi, non so, vi faccio un esempio: Ted Cruz, che appunto ha frequentato Harvard. Quando Ted Cruz mi viene a fare i suoi discorsi in cui spara a zero sulla scienza, e quindi comunica agli altri il fatto che non bisogna avere fiducia nella scienza, in questo caso non è soltanto questione che quello che dice può piacere o non piacere, nel senso che si può ritenere che sia più o meno campato in aria, ma ha delle conseguenze molto reali, nel senso che quello che dice Ted Cruz, quando la gente gli crede, ha poi delle conseguenze che veramente si riflettono poi in termini di vita o di morte delle persone. E quindi è quanto mai una questione importantissima questa, e più che parlare quindi di una verità scomoda, diciamo così, mi verrebbe da parlare di una bugia mortale in questo caso. Credo che sia il momento allora di sgomberare il campo da un equivoco. Che differenza c'è tra lo scetticismo appunto di questi gruppi che si proclamano scettici e lo scetticismo organizzato che lo scienziato pratica dai tempi di Merton, quando Merton lo definiva così, a oggi, quando diciamo appunto che la scienza si fonda sul confronto, sullo scrutinio reciproco e così via? Che differenza c'è tra questi due scetticismi, e perché dobbiamo fidarci dell'uno e non dell'altro? Well, skepticism is like a lot of things. It can be good, or there can be bad. It can be too much of a good thing. I mean, ice cream is good, but if you ate it every day, you would not be very healthy, right? So a certain amount of healthy skepticism is essential to science. And as you mentioned, the great sociologist Robert Merton argued that organized skepticism was a key norm, a key practice in science. And in my book, I draw on that idea, and I say it's that notion of organized skepticism which is a sort of very pithy way of saying that scientists spend a lot of time reviewing claims, looking at data, asking tough questions, and being skeptical about claims, not accepting a claim until it is supported by good, substantive, high-quality evidence. That's the healthy skepticism that drives scientific knowledge. But at a certain point, scientists will say, okay, you know what? We actually have enough evidence to say that this is true. And that's when scientists come to consensus. So the other important category, which Merton didn't actually pay attention to, but the great historian of science, Thomas Kuhn, did, is that eventually, if the data are sufficient, we come to consensus. Then we say we know something, and then we move on.
And that's what we call progress in science, that moment when we actually say, yes, we know this, and we can move on. So the corrosive skeptic refuses to accept that. The corrosive skeptic says, no, I don't believe it. And at that point, it can't really be about the evidence because they've already had the opportunity to review the evidence. It has to be about something else. And what Eric Conway and I showed in my previous book, Merchants of Doubt, was that in climate change, that something else is a combination of money, economic interest, and ideology. So it's not scientific skepticism, it's political or ideological resistance. Right. Beh, effettivamente lo scetticismo, come tante altre cose nella vita, può essere buono e può essere cattivo. Pensiamo al gelato. Il gelato è molto buono, ma se lo mangiamo tutti i giorni, proprio bene non ci fa. Ecco appunto, per cui questo è un po' il mio atteggiamento nei confronti dello scetticismo. Un po' di scetticismo sicuramente fa bene. Vediamo appunto quello che ci dice Robert Merton, per l'appunto di cui parlo anche in maggiore dettaglio nel libro, che ci dice in sostanza che uno scetticismo di tipo organizzato, per l'appunto, è assolutamente salutare ed è molto importante anche per la scienza. Perché? Perché gli scienziati appunto partono con un po' di scetticismo, arriva un'idea nuova, arriva una teoria nuova e quindi si fanno appunto le review, si cerca di analizzare queste teorie, si cerca di porre delle domande, si cerca di arrivare a delle conclusioni, è vero o non è vero, insomma si cerca di capire se questa affermazione è degna o meno di fiducia. E quindi questo processo è un processo sicuramente molto positivo, salutare per le conoscenze scientifiche, però deve arrivare a un certo punto in cui gli scienziati dicono ok, abbiamo le evidenze scientifiche che volevamo, a questo punto si raggiunge il consenso di cui Merton non ci ha parlato, ma ci ha parlato Thomas Kuhn, anche qui appunto ne faccio riferimento nel mio libro. Il consenso che cosa vuol dire? Che a un certo punto gli scienziati arrivano alla conclusione che sulla base dell'analisi delle evidenze raccolte e delle analisi svolte ci può essere consenso sul fatto che quello è effettivamente quello che viene, come dire, la tesi che viene sostenuta e fondata, e da qui si procede, ed è così che funziona il progresso scientifico. È come se finalmente si dicesse, ok, questo lo abbiamo appurato, va bene, da qui andiamo avanti, lo diamo, come dire, per assodato. E questo è lo scetticismo buono però, perché poi c'è uno scetticismo corrosivo appunto che semplicemente a questo punto, anziché basarsi su quello che è venuto prima, dice no, io non ci credo comunque. Ma in questo caso io non ci credo comunque non è un'affermazione basata sulle evidenze scientifiche. E anche appunto in Merchants of Doubt, che è un altro mio libro, parlo ad esempio di questo fenomeno riguardo ai cambiamenti climatici e cerco appunto di analizzare chi sono questi scettici corrosivi che semplicemente si rifiutano di credere a quello che la scienza gli dice. Sono per lo più gruppi che si muovono in base al denaro, ahimè, agli interessi economici e alle ideologie. E quindi in questo caso appunto come dire, il progresso scientifico va a intralciare delle posizioni politiche oppure delle ideologie e quindi per questi motivi viene rifiutato da questo tipo di scetticismo. Qui ora forse è il momento della domanda italiana, diciamo. Io spero di spiegarle una cosa non così bislacca per lei che italiano non è. I nostri scienziati hanno fatto molta fatica e fanno tuttora molta fatica a spiegare come funzioni la scienza. Quindi, appunto, come dicevo inizialmente, tendono a pensare che il pubblico debba credere alla scienza di per sé, perché la scienza è molto bella e perché ha fatto delle cose egregie per noi, ma non hanno mai ritenuto di dover spiegare al pubblico come funziona il sapere scientifico, come funziona il progresso scientifico. Appunto, forse non sanno nemmeno la filosofia, come lei diceva poco fa. E allora in Italia c'è stato un certo dibattito intorno alla parola democratico, no? C'è chi ha detto al pubblico, un pubblico che in quel momento era riluttante nell'accogliere i risultati della scienza, che la scienza non è democratica, quindi le cose della scienza non si decidono ad alzata di mano, la scienza dice delle cose che vanno prese così e basta, la scienza è autoritaria, la scienza impone
i suoi saperi che non si possono criticare dal basso. Ecco, questo veniva detto. Tutto questo è stato però poi anche arricchito, diciamo, nel nostro dibattito quando Angela Merkel, poco tempo fa, ha usato peraltro una metafora politica, non so se la sentite in conferenza stampa, ha detto: io ho studiato fisica nella DDR perché ero sicura che si possono invalidare molte cose, ma non la forza di gravità, la velocità della luce o altri fatti inconfutabili. Lì la politica non poteva entrare. Questi non sono fatti che si decidono ad alzata di mano, non può un'autorità esterna, compresa quella democratica, modificarli. Insomma, tutti questi miei esempi hanno parlato di una scienza non negoziabile e hanno speso la parola democrazia. Se lei si fosse trovata in Italia in quel periodo, come sarebbe intervenuta? La scienza è democratica, non è democratica? Ha senso questa espressione? Ha senso dire democrazia accanto alla parola scienza? Yeah. Thanks, that's a great question. It's very complicated, so I'll do my best to give a relatively simple answer and I might pause for the translation. So it's a great debate. I'm sorry that I wasn't there to be a part of it and also drink a good glass of Montepulciano with you. but I would say that this debate to me is making what philosophers would call a category error, which is to say it's conflating language and terminology from different domains. So democracy is a political term and it should be contrasted with dictatorship or monarchy or other political systems. Science is an epistemic project. It's a project of knowledge. It's correctly contrasted with other knowledge producing projects, what you know the Germans call Wissenschaftskraft. I wish we had Wissenschaft in English, but we don't have a word like that. I mean, history is a knowledge producing project. The arts, the fine arts, can be knowledge producing projects. Philosophy is a knowledge producing project. So science should be compared with history and philosophy. And as a historian and a scientist, I'm very interested in, you know, what are the differences between the kind of knowledge we produce in history versus science? This is a very, very interesting question, which I would love to have more time to discuss. But to talk about democratic science is to conflate categories that should be not conflated. I'll stop there and let the translator translate. And then I'd like to add a couple more things about Angela Merkel and physics. Absolutely. Allora, innanzitutto, bellissima domanda e mi dispiace molto non aver partecipato davvero a quel dibattito, magari sorseggiando un buon bicchiere di Montepulciano, perché no, da voi in Italia, mi sarebbe piaciuto moltissimo. Detto ciò, adesso risponderò alla domanda, però risponderò prima ad una parte, poi farò una pausa ovviamente per la traduzione, poi continuerò la mia risposta. Allora, secondo me questo, come dire, c'è un errore di fondo perché si usano delle categorie che non si dovrebbero, mettere in concorrenza una con l'altra. Che cosa voglio dire? Che c'è un problema terminologico, linguistico, se vogliamo chiamarlo così, nel senso che la democrazia è un concetto politico, quindi si può opporre a concetti come dittatura, come tutta una serie di concetti, insomma, di ambito politico, ma non con la scienza. La scienza è un ambito di conoscenza epistemica, cioè quella che i tedeschi chiamano Wissenschaftskraft, che Wissenschaft non ce l'abbiamo neanche in inglese, immagino che anche voi in italiano abbiate fatica appunto a definire questo concetto, però comunque anche se usiamo più parole che una sola come fanno in Germania, ad esempio le belle arti, per dire, beh, anche questa è una conoscenza, come dire, un ambito che produce conoscenza. Ecco, stessa cosa appunto per quanto riguarda la scienza, che quindi è più attinente, non so, alla storia ad esempio, per cui ci può essere sì un conflitto, se vogliamo un confronto tra storia e scienza, ma non tra storia e democrazia. E quindi parlare di scienza più o meno democratica, secondo me lascia un po' il tempo che trova, perché sono due categorie completamente diverse. E ora vorrei continuare con la seconda parte della mia risposta. So then I'd like to say a little bit more about Angela Merkel, who's a very interesting leader and, as you know, was herself trained as a scientist. So it is true that one of the distinctive features of sciences, particularly the physical sciences like physics and chemistry, is that they yield definite answers. You know, F equals MA, 2 + 2 = 4. And many people who are in science are attracted to that quality of it, that there's something very satisfying for many people about fields in which there is a definite answer, and you don't get to have an opinion about the laws of gravity. So we could contrast that with history,
where we don't have the same kind of definite answers. History is an interpretive social science. We're trying to make sense of the complicated behaviors of people. And of course, in between physics on the one hand and history on the other, we have the social sciences that deal with people, sociology and anthropology and psychology and cognitive science, which are somewhere sort of in between physics. They do have answers. We do have data and evidence. But, you know, we're also dealing with people. So when we talk about science, we also have to acknowledge that there's a rather wide range of activities that fall under the rubric of science, some of which give extremely definite answers, and some of which are more interpretive. And that's something that I found many scientists have struggled with, that many scientists are attracted to science because they like the definite answer part of it. But what scientists, including even natural scientists, are increasingly coming to grips with is that the definite answer isn't enough. And so I'll just say one more thing about this and then again, pause for the translator. So if we think about COVID-19, in the early stages, there was a lot of attention on identifying what this pathogen was, what were the sort of biological characteristics of the pathogen. And this was very, very important work. And it was crucial to being able to develop a vaccine. And I have enormous respect for the people who did that work. But now here we are a year, more than a year later, what we see is that that is not enough. That definite answer about the pathogen is just one piece in a much more complicated problem of how we protect people. And that bigger piece involves psychology and economics and anthropology and cultural history. And if we don't pay attention to those other aspects, we don't end up getting the right answer. That is to say, we may have the part of the right answer, but in terms of if the question is, how do we protect people from this virus? We can't actually get that right if we don't take the social, the human, and the cultural dimension into account. And I'm sorry, this is complicated. No. Allora, vorrei continuare appunto riprendendo quello che Cindy ha detto riguardo ad Angela Merkel, che sicuramente è una leader molto interessante e ha effettivamente, come dire, nasce come scienziata anche lei per l'appunto. Allora, diciamo che questo mi porta a una considerazione, ovvero ci sono degli scienziati, soprattutto quelli che si occupano delle scienze fisiche, che ne so, la chimica ad esempio, che amano delle scienze, soprattutto il fatto che ci sia una risposta. Arrivi, non so, fai 2 più 2 uguale 4, quella è una risposta. Siamo tutti felici, ti dà molta soddisfazione questa risposta, ti dà una serie, come dire, un senso di certezza, e quindi questo ha un grande appeal sugli scienziati. Non è un'opinione, appunto, la forza di gravità non è un'opinione. Diverso però è quando si parla ad esempio della storia, che invece richiede un approccio più interpretativo, e quindi è molto difficile riconciliare le esigenze, quindi l'approccio della storia rispetto a quello della fisica. E poi ci sono tutta una serie di ambiti, diciamo, di mezzo, dalla sociologia all'antropologia, dove ci sono dei dati concreti, come piacciono appunto che piacciono al primo gruppo, ma ci sono poi anche elementi molto umani, molto sociali, che quindi ci riportano più vicino ad esempio all'ambito della storia. Quindi, come dire, la scienza deve tenere in considerazione, secondo me, anche la dimensione umana, e questi elementi talvolta sono un po' di disturbo per gli scienziati, perché appunto non permettono loro di raggiungere questa risposta definitiva finale che tanto piace. E sempre di più, tuttavia, gli scienziati si rendono conto che questa risposta 2 più 2 uguale 4 non è sufficiente. Che cosa intendo dire? Vediamo quello che è successo ad esempio con il Covid. Allora, all'inizio cosa è successo? C'è stato bisogno di capire qual era l'agente patogeno che creava appunto la pandemia. Quindi c'è stata una ricerca, si è capito da dove proveniva il Covid, si è arrivata a una risposta, come dire, molto scientifica appunto in questo senso, che poi è stata fondamentale per sviluppare i vaccini, come abbiamo visto. E ovviamente io provo un grandissimo rispetto per tutti questi scienziati che si sono dedicati appunto a questa attività. Ma oggi è passato un anno da quando è cominciata la pandemia e ci dobbiamo rendere conto che basarci esclusivamente su questo elemento di, come dire, scienza dura e pura non è sufficiente. Per
perché abbiamo identificato l'agente patogeno, fantastico, abbiamo capito che quello era il punto di partenza, ma quello è solo un elemento però, perché guardiamo poi quello che è successo nell'arco della pandemia. Per proteggere le persone va bene individuare il virus che causa appunto la pandemia, ma poi ci sono tutta una serie di altri aspetti che sono attinenti all'ambito psicologico, economico, antropologico, che dobbiamo tenere in considerazione, perché altrimenti solo esclusivamente basandoci su questi elementi puramente scientifici non riusciremo a proteggere appunto le persone. Ci vanno quindi delle considerazioni che vadano al di là, come dire, della scienza in senso stretto, per considerare aspetti umani, culturali e sociali. E vorrei ancora continuare rispondendo ancora un attimo. And then if I could just say one more thing, because this is a question very close to my heart. So there's a very interesting story that I studied many years ago and wrote about in my very first book, The Rejection of Continental Drift. And it had to do with the difference between American and European science. So in the early 20th century, many Americans didn't like European science because they thought it was too authoritarian. They thought it relied too much on the greatness of, you know, the Herr Doctor Professor, the great man in Berlin or Paris or Freiburg or Zurich or Bologna. and they didn't like that. They thought that that was bad for democracy. And so they consciously strove to develop a science that they believed would be more egalitarian. Now, it's very interesting to me to hear about this debate in Italy, because I don't know if American science is more egalitarian than Italian science is. But maybe in a way it is. Maybe Americans actually did succeed to some degree in this goal of creating a science that was open and egalitarian. And if that's the case, then maybe, I don't know. I don't want to say that Italy should be more like America, because that sounds nationalistic and not an American exceptionalist. But I think it's an interesting question about how people view the relationship between science and democracy. And I would say the one more thing, and then I'll stop on this very interesting question. But the key thing that I emphasize in my book is that science is a group activity, that we come to knowledge through a process of consensus making. And in that sense, I do see science as being not exactly egalitarian. I wouldn't use that word, but being somewhat anti-authoritarian, being not really so much about the individual, but about what the group as a whole, the group of experts, comes to agreement upon. And in that sense, you can view the internal processes of science as not exactly democratic, because as that critic said, scientists don't vote, and that's correct. But it has some egalitarian aspects that I think are good to emphasize and good to highlight. E con questa ultima parte concludo la mia risposta. Mi scuso se mi sto dilungando, ma è una questione che mi sta molto a cuore, a cui mi dedico da tanto tempo, quindi mi appassiono, allora voglio elaborare la mia risposta, e quindi mi dilungo. Allora, questo per dire cosa? Che anni fa ho scritto un altro libro che riguardava la deriva dei continenti, e nell'arco, come dire, nell'ambito di questo della mia ricerca per questo libro, ho potuto mettere a fuoco una dinamica di cui forse molti non siete a conoscenza, ovvero il fatto che per un certo periodo c'è stato un conflitto, una divergenza di opinione tra Europa e America riguardo all'atteggiamento nei confronti della scienza. Ovvero, che cosa voglio dire? Che gli Stati Uniti accusavano l'Europa di essere un po' troppo autoritaria nell'attribuire al Herr Doktor di Berlino piuttosto che di Zurigo, piuttosto che al professore illustrissimo di Bologna, un'onnipotenza a cui non si poteva assolutamente obiettare, non si poteva argomentare. Questo, secondo gli americani, era una cosa poco positiva per la democrazia. C'era bisogno, secondo gli americani, di un processo che rendesse la scienza un ambito più democratico, per l'appunto, più egalitario. Ora, non so dirvi effettivamente se a questo punto in America, dopo esserci lamentati in tempi passati, adesso siamo diventati molto più egalitari dal punto di vista scientifico. Non saprei, non so neanche dirvi se l'America sia più o meno
meno egalitaria o democratica, come vogliamo dire, dell'Italia rispetto alla scienza, non voglio sicuramente neanche dire che l'Italia dovrebbe diventare più come gli Stati Uniti, lungi da me assumere queste posizioni riguardo al mio paese, però effettivamente mi verrebbe da dire, in base a quello che, come dire, a quanto conosco appunto il mondo scientifico americano rispetto a quello europeo, che effettivamente forse se si va a vedere quello che è il rapporto tra scienza e democrazia e cosa pensa la gente in questo senso, beh, forse effettivamente l'America ha fatto qualche passo avanti in questo senso. E ad esempio parlo approfonditamente nel libro anche di un altro punto che secondo me si rifà un po' a questo discorso ed è molto importante, nel senso che io sostengo che la scienza sia un'attività di gruppo, non è un'attività individuale. Quindi, a mio avviso, la scienza deve essere egalitaria in questo senso, cioè che è un processo che vede coinvolte tante persone, anti-autoritaria, perché non c'è appunto una persona sola che detta legge, non c'è un individuo che prevale, ma è un lavoro di gruppo. E quindi il processo scientifico dovrebbe essere, se non democratico, quantomeno appunto egalitario. Ora io non so dove andrò a parare con la prossima domanda, perché avevo tutto un mio schema mentale e questa sua risposta però lo ha un po' scombussolato, perché mi piacerebbe insistere appunto su quanto una scienza inclusiva sia migliore, produca risultati migliori e abbia un confronto migliore con il pubblico. Però avendo citato Angela Merkel e avendo detto che la scienza da sola non basta, soprattutto nelle decisioni che riguardano la nostra, insomma, il nostro corpo sociale, la nostra collettività, io non riesco a non fare il confronto con un altro scienziato, un'altra scienziata che è stata molto potente negli ultimi anni in Europa, e che è stata Margaret Thatcher. Lei era chimica, invece, Margaret Thatcher, veniva anche lei dalla scienza, quindi diciamo una solidissima formazione scientifica, accademica, europea a Bovo, però una politica poi molto diversa anche nelle questioni scientifiche, anche nelle questioni sanitarie, per esempio, no? E allora la scienza non basta e un politico scienziato non è una garanzia. Oh, absolutely not. Well, in fact, you know, in the United States, we've only ever had three presidents who had very serious scientific training, and one of them was Herbert Hoover, who's generally considered to have been probably the most failed president in the history of the United States, even though he was actually an exceptional scientist and engineer, translated medieval Latin texts. I mean, he was a very brilliant person. And Jimmy Carter was also an engineer, nuclear engineer, also not generally thought to have had a very great presidency. So there's no question that being a scientist is no guarantee that you're good in other things. And this is actually one of the points that I make in my book, is that expertise is a highly specific thing. When we train as scientists, we train not even just in chemistry, but in biochemistry or geochemistry, and not even just in geochemistry, but maybe in high temperature geochemistry. So modern science tends to be very, very specialized. And the process of developing that kind of expertise often means that you actually don't learn a lot about other things. And especially in modern science and in very competitive areas, you know, like cancer research, for example, many scientists really work in a very, very focused way. I don't want to say blinders because that's pejorative, but let's say, just say with this sort of extreme laser-like focus. And that intense focus enables them to do very important work. So it's a productive focus, but it also means that they can also miss other important things. And so again, you know, if the question is a narrowly specific question about physics or chemistry, or even just, you know, the structure of a pathogen, then the physical scientific approach will be effective to answer the question. But if the question is, how do we organize a health system that takes care of all our people? Well, that's a very different kind of question. And then the science is only one part of it, and arguably not even the most important part, because now we're talking about ethics. Does society, you know, is healthcare a right? Does society owe it to everyone to give everyone the same level of healthcare? And if so, how do we do that? So it becomes a logistical question. And then how do we pay for it? So it becomes an economic question. So you quickly see where even if a scientist became a good politician, the scientific knowledge would only be one part of this larger problem that we as a society would want to address. Mm-hmm.
Assolutamente no, avere un politico che è uno scienziato non è affatto garanzia che sia poi che porti a casa dei grandi risultati. Ad esempio pensiamo agli Stati Uniti, noi abbiamo avuto tre presidenti in particolare che sono stati, che arrivavano appunto da ambiti scientifici. Uno in particolare, ad esempio, è Hoover, che come presidente è forse considerato uno dei peggiori della storia degli Stati Uniti, eppure era molto bravo come scienziato, addirittura traduceva testi medievali dal latino, insomma era uno che sapeva il fatto suo come scienziato, ma poi come presidente appunto non così tanto. Stesso discorso per Jimmy Carter, che era invece un ingegnere nucleare addirittura, ma come presidente ha veramente è ricordato come, diciamo, non proprio uno dei migliori, per essere gentili. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire appunto che avere uno scienziato come presidente, come leader politico, non è affatto garanzia di qualità, nel senso di essere un buon politico, di essere bravi a gestire la vita politica delle persone. Perché questo? Beh, ne parlo anche appunto nel mio libro, perché effettivamente ad esempio in ambito scientifico oggi c'è una specializzazione che veramente ha raggiunto dei livelli incredibili, nel senso che quando uno vuole diventare un chimico, ad esempio, si specializza non in chimica, ma studia chimica, poi biochimica, poi magari biochimica ad alta temperatura. Quindi, insomma, un settore molto molto specializzato, in cui in quel settore quella persona sviluppa una, come dire, una conoscenza assolutamente molto solida, ma vengono lasciati fuori tutta una serie di altri aspetti che invece possono essere importanti, soprattutto se poi si vuole entrare in politica. Pensiamo ad esempio quello che accade nella ricerca contro i tumori, ad esempio, dove ci sono questi ricercatori che riescono a ottenere dei grandi risultati, magari proprio perché hanno un atteggiamento, mi verrebbe da dirlo così, ma non in maniera negativa, coi paraocchi, cioè sono talmente fissati, concentrati su quello che stanno facendo, che riescono poi appunto ad arrivare a dei risultati. Ma ahimè, quando uno si concentra troppo su qualcosa, si perde poi una serie di altre cose, di altri aspetti che possono essere importanti. Per cui, se non so, c'è un problema che è relativo alla fisica, alla chimica, o a individuare appunto l'agente patogeno che crea una pandemia, un approccio fisico-scientifico è assolutamente auspicabile. Quando si tratta di organizzare un sistema sanitario nazionale, insomma, diciamo che l'esperienza di uno scienziato non è che necessariamente venga utile o sia garanzia di qualità, anche perché, ad esempio, nell'organizzare un sistema sanitario per un intero paese, la scienza rientra, ma solo magari addirittura in maniera marginale, perché soprattutto oggi come oggi, ad esempio, ci sono questioni relative all'etica che entrano in discussione, ai diritti alla salute, chi può avere accesso, chi non ha accesso, in che misura, diciamo, si ha accesso a questo tipo di servizi. Tutti devono poter avere accesso allo stesso modo. Quali sono i costi per mantenere il sistema, quali sono i costi per avere accesso appunto ai servizi sanitari. Quindi diciamo che appunto, se magari in un certo senso in questo ambito specifico, ad esempio in ambito sanitario, avere qualcuno che governa, che ha dei trascorsi in ambito scientifico, può essere utile, ma di nuovo questo rappresenta solo una parte, un aspetto dei tanti da tenere in considerazione. Io non ho più tempo per fare le mie altre 154 domande che mi ero assegnata, mi dispiace molto, però un'ultima cosa, un minuto, in quest'ultimo minuto gliela voglio chiedere. Come mai c'è una frase in esergo di Ronald Reagan? Perché suonava bene, well, o perché yeah. Ronald Reagan invece è stato un grande presidente per la scienza? Well, I'm not taking a position on his presidency. It was because we thought it was a bit ironic, because in America today, many conservatives are skeptical about the science of climate change, the science of public health, because it clashes with their ideological commitments. And of course, this is what I've written about at great length in my other work. But one of the most famous things that Ronald Reagan ever said in the context of nuclear arms control was the slogan, trust but verify. And actually it comes from the Russian, and if you can find someone to pronounce the Russian, it's better in Russian, because in Russian it rhymes. But the point is, it's not about trust really. When we say, why should we trust science? The answer is, well, actually, I'm not really asking you to trust science. What I'm asking you to do is to look at this process where scientists have these processes of vetting. I don't really like to use the word verification, but in a sense, they're processes of verification. And so that's what scientists are doing. So any conservative who admires Ronald Reagan should read the book and realizing that
that's in a sense the argument about the book. It's actually not so much about the trust piece as it is about the verification. Primo, per quanto riguarda la sua performance da presidente, perché non mi sembra opportuno in questo contesto. Detto ciò, questa citazione appunto era, come dire, fidarsi ma verificare, e appunto assolutamente ironica, così che l'abbiamo intesa quando abbiamo deciso di metterla appunto in apertura di tutto questo mio discorso. Perché io, come dire, mi piace pensare che magari i più conservatori tra gli americani, tra i politici americani che leggeranno il mio libro, se mai lo leggeranno, beh, saranno spronati, nel senso che, allora, ovviamente la parte più conservatrice americana, che ha questa enorme resistenza, ad esempio, ad accettare, ad ammettere la fondatezza dei risultati scientifici, per dire, nell'ambito del cambiamento climatico, perché ci sono delle, come dire, perché va contro gli interessi e, come dire, gli orientamenti ideologici appunto che li caratterizzano. Quindi appunto nel mio libro mi sono riproposta di attirarli in qualche modo, appunto citando proprio Ronald Reagan, e anche se in questo caso la citazione, che appunto in italiano recita fidarsi ma verificare, in inglese trust but verify, suona meglio, se voi sapete il russo, in russo, perché fa anche rima, non so se avete presente, però se vi capita, viene dal russo questa citazione. E comunque, detto ciò, perché tutto questo? Perché mi sono detta, allora, sarebbe interessante che se qualcuno, magari appunto proprio di questi conservatori un po' scettici, decidesse di leggere il mio libro, non è tanto questione di fidarsi, la parte del fidarsi di questa citazione non è così importante, è più importante verificare, c'è questo termine vetting appunto in inglese, cioè controllare insomma che quello che viene detto sia vero, appunto, che se vogliamo si può dire anche verificare, e quindi in questo caso è questo che voglio sottolineare, ed è questo che auspico, come dire, che anche chi leggerà il mio libro e fa parte della sfera più conservatrice americana magari venga colto dall'interesse sulla scia appunto di questa citazione in apertura di Ronald Reagan, e poi però appunto si renda conto che il mio ragionamento è legato non al fidarsi e basta, ma al verificare di cosa ci fidiamo. Beh, io le auguro di essere eletta dai conservatori, anzi credo che questo sia un augurio che facciamo a tutti quanti noi. Mi dispiace non aver avuto il tempo di farle dire perché la storia della scienza incoraggia l'umiltà, anzi insegna l'umiltà, perché credo che questo sia un insegnamento che proprio in questi mesi la comunità scientifica dovrebbe tenere in considerazione. Invito chi leggerà questo libro a soffermarsi anche sulle parti che spiegano com'è che la scienza può insegnare al pubblico a farsi fidare, insomma a fidarsi in se stessi. Ho fatto un discorso incasinatissimo, ma spero che si capisca anche nella traduzione, scusami Sara. Insomma, com'è che la scienza riuscirà a conquistare la fiducia del pubblico, che sostanzialmente è raccontandosi. Siccome il mio mestiere è quello di raccontare la scienza, io a questo tema tengo in maniera particolare e consiglio questo libro anche appunto dal mio punto di vista specifico. Lo consiglio a chi tratta la scienza, lo consiglio a chi non conosce abbastanza bene la filosofia e la sociologia della scienza e magari ha molte resistenze ad avvicinarcisi, e lo consiglio insieme anche agli altri libri di Naomi Oreskes a chi non la conosce. Detto questo, io credo di poterla salutare e ringraziare insieme a lei. Saluto e ringrazio la traduttrice Sara Cuminetti, il Circolo dei Lettori che ci ha invitato, e tutti quanti voi che ci avete seguito fin qui. Buona serata.